il titolo anche corretto. Allora, solito controllino giusto per essere sicuri. Ok, funziona tutto. Allora, abbiamo avuto quest'altra live dei vostri Mages of Lotus. Allora, io devo cercare di prendere il secondo token. Siamo cominciati male con questo Sealed, che però all'improvviso è diventato migliorato. E abbiamo chiuso il mio ultimo stream con questo mazzo che pensavo boh, non facesse più niente, invece si è comportato bene nell'ultima partita. E niente, quindi non devo per forza ricominciare. Io pensavo di chiudere l'altro stream facendo un altro mazzo, che sarebbe stato anche più divertente, ma vabbè, meglio vincere, insomma. Allora, cambiamo solo un attimo il disegnino. E cambiamo buste perché queste portano sfiga. Vabbè, non che sia importante, però. In realtà, allora, queste cose. Ecco, questo piccolo dettaglio può introdurre un discorso sui trick mentali, anzi, la condizione mentale quando si gioca. È importante che ci si senta comfortable. Quindi, avere anche delle bustine che ti piacciono e queste cose così. Ha senso perché tu stai poi a più tuo agio e quindi la tua mente è più rilassata, più adatta a giocare. E mi metto la classe Carlin. Anche se no, niente Arlin. Mettiamo, dai, abbiamo cominciato con, mettiamo questa, Serum Vision. Ok, sono ben messo. Allora, questa qua mi piace, ma non troppo. Questo è meglio perché almeno posso poi utilizzarlo. Se lo sacrifico fa cose più interessanti. Tanto non sono un mazzo che manda tanto in reach l'avversario per poi ucciderlo. Starlord è carino, peccato perché faccio tanti di exploit. Vabbè, dissipate, niente di che. Anche se in Sealed non è stupido, eh. Però abbiamo robe migliori, direi. Questa sorcery qui non mi piace. Ah, questo recupera degli instant sorcery. In realtà potrei anche pensarci a inserirla in qualche modo. Allora, il bet non la triggerò molto facilmente. Si è dimostrata un po' underperforming questa qua in realtà. Quindi è meglio fare tappo 4-3-3 che fare tappo 4-4-2 che non fa niente. Almeno questo qualche volta almeno posso usarlo per fare delle cose fighe. Poi vorrei spazio per questo perché vola ed è forte. Ogni giocatore sceglie un permanente e però vengono abbassati tutti gli altri tranne quello. Then you draw a card for each. Che ci può stare perché ti fa un po' resettare il board, però non è così forte. Allora, direi che di interessante c'era che mi piace poter mettere. Il piccione vorrei in qualche modo inserirlo. Il piccione non è male. Potrei togliere Starla perché ok che le dà un fodder per il sacrificio, però è proprio una carta brutta. E in Sealed paga di più avere delle bombe. Il piccione forse è meglio. Cosa mi piace di più così come mazzo? Tanto allora, come fodder posso usare questo. Perché non hai detto che magari lo trasformo. Questi comunque non sono obbligati. Cioè, questa qua sono più dei due, tappo 2-2-2. Quindi sinceramente non li usi tanto per fare exploit. Puoi usarlo. Il fatto che ci stia come abilità per magari togliere la carta alla mano all'opponent ci può stare. Questo ha più senso perché è un ottimo target da sacrificare. Questo mi dà due pezzi ed è ottimo. Quindi questo è probabilmente il fodder migliore perché mi dà il pezzettino con decay. E basta. Il resto mi pare abbastanza lineare. Abbastanza lineare, abbastanza ben messo. No, dai, sono contento. Ci può stare così.
Potrei magari pensare di togliere il rosso, che non è stato molto incisivo, e mettere qualche altra carta. Potrei provarlo, perché comunque il rosso è stato molto deludente alla fin fine. Così me l'aggiusta in automatico. E il rosso è stato deludente. Allora, potrei mettere quindi questo, che comunque è un ottimo bouncino. È un mini boomerang. Questo è un ottimo coso da sacrificare, in più mi dà un po' di tempo per con 1-3, quindi questo mazzo ci sta. Poi c'era questo che ho tolto, che potrebbe essere intelligente adesso. Non lo so, allora sono un po' indeciso. Potrei togliere uno di questi, che tanto non lo uso mai dall'effetto, o comunque poco, e mettere questo, che invece è un effetto che uso molto più facilmente e fa qualcosa di utile. Magari mandi in reach l'altro e riesci a ucciderlo in qualche modo. Sai, quei cheap damages che ogni tanto fanno vincere. Terre siamo 10-17. Potrei anche calare a 16. Perché comunque best of one ha l'algoritmo che aiuta. E quindi fare così. No, no, ho sbagliato. Fare così. 772. E inserire un'altra carta. Allora, potrei inserire. Allora, papabile c'è un secondo di questi. Che tra l'altro attacca anche in maniera molto proattiva, perché comunque attacca e fa sì che l'altro magari ha un 2-2, diventa uno 0-2 e non può bloccare. Quindi non è stupido. Questa non sono abbastanza aggressivo, che fa due pezzi, però davvero non riesco magari a farla bene. Quindi prendete questo per avere più fodder da sacrificare e via. Allora, proviamo così, vediamo come va. Ok, buona. Abbiamo drop 1, not bad. Che probabilmente, allora, possiamo decidere più in là se farlo diventare grosso. Tipo turno 4 gigante. O se usarlo come fodder su questo. Ok. Buono, facciamo T-1 di 1, che è sempre bello. Ping. Blood Fountain che è gratis. E poi abbiamo Consider qua pronto. Praticamente facciamo turno 3 Draghetto del Vento, perché l'effetto ovviamente non riusciamo a usarlo. Uno, perché non abbiamo carte. Due, perché non abbiamo modo di guadagnare punti vita in questo momento, quindi fa questo. E poi sacrifichiamo probabilmente lui, però. Lo sacrifichiamo o su questo o su questo. Poi adesso vediamo. Sì, perché comunque la sua utilità è più un late game, magari fare sta cosa di recuperare i pezzi. Però mo, non avendo l'orizzonte modo di triggerarlo, sto per dirò questo, però. Tutto questo lo vogliamo. Possiamo anche pensare di offrirgli il trade. Tanto se sono attacca first strike e avere un 4-3. Questo muore, sti cazzi. Tanto poi possiamo. Abbiamo un life linker, questo ritrigger. Quindi sì, offriamoli il trade. Ovviamente non lo prende. Più che altro lo offriamo il trade noi, perché questa qua è first strike. Quindi era inutile tenerlo sui blocchi, perché non potevo sfruttarlo. Potevo sfruttarlo solo che bloccavo. Cioè, bloccavo, tra l'altro. Questa moriva e triggerava questa. Però non ci guadagniamo niente. Guadagniamo questa, si sentiva grossa. E vabbè, sti cazzi. Aia. Allora. Una rara mi fai. E
Questa mi rompe un po' il cazzo perché allora trigger anche quando attacca, tra l'altro, quindi bel palo in culo. Ma poi il problema è che ottiene hexproof dal colore, poi cosa si pompa anche, no, poi si è bloccata da quel colore in caso con Coven, per ora Coven non c'è. E vabbè, no, Landa sono obbligato a farla adesso, no, tanto Landa che entrano tappate le ho, quindi non mi conviene andare perché non mi serve il quarto mana. Arrivo qui a pescare un po' di carte, quindi io probabilmente farei questo che ammazza questo. E allora se questo attacca posso parare perché non è in coven e recuperarlo dopo. Se no, sti cazzi. Sì, quindi facciamo così. Exploit questo. Io pesco 2, perdo 2. Questo si trasforma. Ottima top deckata. Next, attacchiamo con questo. E lui magari offre il trade. Cioè lui magari trada. Però vabbè, ci sta. Lui perde una rara bella, che mi sta dando problemi, tra l'altro. E infatti non accetta. E niente, vai. Attaccherà solo con questo perché qua non penso voglia offrirmi il trade su questo. Infatti, e ovviamente non blocco. Allora, terra, terra. Io posso fare così e proporgli il trade entrambi, che mi pare una buona cosa. Tanto lui questo deve bloccare qua, questo bloccare qua. Mi piace, perché adesso lui un pezzo lo blocca sicuro. Cioè, quasi sicuro, perché sennò la race non la vince mai più. Infatti, a me va benissimo. Accetto. E ora voglio 2 punti vita. Quindi, oppla. Questo triggera. E recupera. Farmelo l'altro. Sono indeciso. Sceglierei il farmer perché è più grosso. E adesso non ho grandi no, cioè non vorrei sacrificarmi nessuna delle due. Quindi prendo il farmer. Dopo sincero, sincero. Se lui attaccherà con questa e la trigger magari con lifelink. Oh shit. Allora, quando entra crea X blood, with X number of abilities tra volare e cagate varie che hai. E basta. Ok. Sì, mi ricordo che ha un'abilità stupida sto Odric. Lui ha volare e neanche first strike, perché first strike ce l'ha solo quando attacca questa, non ce l'ha al naturale. Ma contava anche lifelink. Eh sì, ha fatto un errore qua. A meno che non abbia una carta qui, con questi due mana gli conveniva in risposta a Odric pompare, cioè pompare, attivare lifelink, almeno faceva due blood. Vabbè. E ovviamente non blocco niente. Non blocco niente, darai lifelink. Questo è un 3-3 adesso, no? Non fa più niente. Sì, infatti. Ah, non trigger neanche lifelink. Va bene, non farlo. Sì, però se passa col mana up, boh, non lo so.
Nero. Allora, io qua non voglio scartarmi niente, sono tutte carte che sono potenzialmente utili. Quindi stiamo così, in realtà. Stiamo così e basta. Tanto il Donphan non è detto che la voglio tirare qua perché Odric adesso è un 3-3 vanilla, non fa più niente. Questo è la carta più problematica perché mi blocca il mio volante e volendo da lifelink e mi blocca un po' la race perché tra l'altro fa lifelink da 3, non da 2 perché dice quando guadagni vita dovresti guadagnare una in più. E quindi niente, problematica. Cioè Odric adesso trada con questo, cioè non fa niente. Fosse 3-3 First Strike, tutta la vita lo ammazzo con Heroes Dawnfall. Che tra l'altro sarebbe un ottimo richiamo alla lore. Perché il tizio che sta morendo, l'eroe, è proprio Odric. Però i punti lore non fanno vincere la partita. Allora, qua ci sta attaccare con tutti e due. Perché tanto questo è imbloccato e non fa un cazzo. E questo potrei tenerlo in realtà. Però se questo qua non attacca. Poi adesso vincendo la race, deve comunque triggerare per forza lifelink. Cioè, uno sta vincendo la race, lui deve guadagnare 3 vite, che quindi paga il danno di questo, ma deve tapparsi 2 di mana, quindi rimangono solo 3 mana a disposizione. Prende tutto a Splund. Allora, io ho 6 mana, una cosa intelligente che si potrebbe fare è questa qua. Se faccio questa è forte, ma rischia di crepare della sua removal, che una removal ce l'avrà in mano. O pacifismo, qualche cagata. E lui mi swinga di tutto. Qua secondo me ci sta come mossa intelligente fare il Geist, che comunque blocca questo. E il turno dopo swinga indietro. E avere Heroes Dawnfall open su questo, così lui non guadagna punti vita e muore. O comunque mi para il culo da qualche giocata strana sua. Cioè, ha più senso stare open di Dawnfall, è quello il senso. O lui farà fine turno Blood, perché se no non ha senso il suo ultimo turno. E basta. Sì, vabbè, qua ti sto dando il telco o qualcosa in mano, però vabbè, insomma. Era anche palese che avessi qualcosa in mano. Non ha fatto neanche Blood. Vabbè, si sarà dimenticato qua di fare il Blood, presumo. Ah, vabbè, solo quando muoiono sti cazzi. Attacca pure. Va bene. Ah, io ti giro per 3, 2, 5, 3, 6, 2, 8. Ma sai che prendo qua? Prendo. Non blocco. Lui triggerà questa. Cioè, se non triggera questa, in realtà comunque muore. Perché io faccio il contro swing uccidendo questa e muori. Adesso io guadagno 3 punti vita, va a 9 esatti. E io ne faccio 8. Vabbè, risolve, risolve. E ora dobbiamo pensare dove tira sta Dawnfall. Allora, la Dawnfall possiamo tirarla sul tizio con lifelink. Lui rimane a 6. Lui rimane a 6. Questa diventa piccola. Perché attacco di questa. Quindi non può parare niente di intelligente. Diventerebbe, no, diventa uno dietro in realtà. Perché mette segno 1+1. Secondo adesso va a 9. Lo mando poi a 1. First strike damage family. Che tanto quella non fa niente. E gli ammazzo questa. Sì, perché lo mando uno, poi lui non può più fare un ca. Non può più attaccare, deve star lì dietro. Mi piace, quindi io prendo tutto. E io ti faccio Dawnfall qua sopra. L'ha scelto sul pezzo sbagliato, devi darlo qua con lifelink. Vabbè. Doesn't matter. Cioè, meglio per me. Backswing. Sì, vabbè, targetta qua. Piu, piu, piu. Poi, questo che vola. Così abbiamo due pezzi che vola e questo deve sta fermo.
E questo che boh, mi uccidi qualcosa, buono, si gira 4-3 lifelink. Il piccione però sta qua, il piccione lo teniamo proprio come cosa finale. Il piccione con il tipo, come si chiamano già? L'alien dentro. Swing di tutto. Sono 4, 6, 8. Sono 4. Sono 4, 6, 8. E oddio, se prendo 8 danni potrei morire dal botto, eh. Potrei morire dal botto. Così lo faccio. Lui fa la lifelink, va a 3. Ma va a 4, ma muore sul backswing. E io non muoio dal botto. Questo diventa grosso pure. Sì, perché se io prendo 8 danni, vado a 3, mi tiro al botto che magari c'è in mano e muoio. Ok. Dovevi fare il lifelink? Perché non hai fatto lifelink? C'è un'altra remover in mano. Hai la remover che spacca l'attaccante, se no non ha senso. No, è la fratta. Death play. Però questo è il momento giusto per fare il piccione. Perché il board è vuoto. E io ho una bluffing dopo, quindi riesco tranquillamente a fare più cose. Poi questo che magari blocca un pezzo. Madonna la vratta. Oh. Oh. Vabbè, ha giocato attorno alla vratta. Ma no, dai. Che cane maledetto. Cosa riprendi? La vratta? Rush of Vitality. E tieniti Rush of Vitality. Tanto io ho questa. Beh, noi facciamo comunque binding sto cazzo qua sopra. No, piccione, attacco rapido. Millo me stesso. Ok. Ping. Ma allora, se faccio rush, lui prende più 3 più 1, trample e basta. E io faccio comunque binding. Così prendo 3 danni. E magari li faccio. Sì, non ha senso. Perché così in realtà lui manda uno. E se pesca qualche cosa strana mi dice: ah, sì, vinco in qualche modo. No, cioè, ci sta. Me gusta. Sì. Tanto adesso Malkada fa questo attacco. E io dico: vabbè, attaccato, bravo. Va bene. Lo pompa e mi mandi però uno. Però adesso questa creatura è inutile a meno che non peschi poi un altro pompaggio. Quindi risolve. Sono 3 danni, trample e sti cazzi. Vado uno. Aia. E boh, my turn. Mana devo spendere, io ne ho 4, 7, mi basta per far tutto. Sì. Pay 4 mana, uccidi questa. Autopay. Dai, muore. Macino me. Ping. Vai. Questa per ora è inutile. Dai, hai pescato la removal. Minchia, ha pescato la removal. Vabbè, risolve. Tanto lo posso richiamare, non è un grosso problema.
Second from the top. Sì, così mi inizio a scavare per prenderlo. Che tanto il piccione ha senso averlo così. Ha senso fare cosà. Ha senso fare cosù. Draw. La faccio mo? Non la faccio mo perché. Però dopo non la posso fare. Allora, perché il problema è che lui può pescare un pompaggio e ammazzarmi con questa. No, non la famo, mo. È golosa, cioè ho due turni di clock, però è stupido, muoio dal pompaggio. E lui ha due ciclate, e pompaggi cagate le gioca. Se non gioca niente metto un 4-4 lifelink, quindi buono. Magari è un po' troppo safe, però secondo me ha senso. Cioè, anche perché ho visto che gioca ste boiate lui, quindi vuol dire che i pompaggi li gioca. Dai, hai pescato qualcosa? Su. Se è un pompaggio, tacchi, fallo, muori. Che bella profile. Ok. Cos'è? Ah, le creature non bloccano, va bene. Che comunque male non è. Ok. Attack alone. Allora, se faccio questo muoio, perché questo qua può essere dichiarato come attaccante. Quindi devo fare i removal qua sopra a prescindere. Che palle. Poi è my turn. Curse of Liches su di te. E qua ha senso fargli preemptive così. Perché se pesca pompa. Io devo fargli questo a. Se pesca pezzo rapido sono morto comunque, ok? Perché vabbè, attacca con due pezzi. E se questo invece lo uccido, lui non può, non ha l'auto di pescare pompaggio in risposta per proteggerlo e attaccare. Quindi questo lo uccido. E questo non potrà attaccare a meno che non pesca un pezzo rapido e non può attaccare quindi. Lui va a 1, stappo, faccio il mio turno, passo, lui va a 0. Quindi fai così. Ha ciclato? Ha già ciclato qua. Sei morto? Sei morto, ti faccio. Io pesco passo, vai. Che tra l'altro in realtà non doveva giocare niente. Questo non doveva giocarlo, perché poteva sopravvivere, perché mettevo un 4-4 lifelink, non moriva. Vabbè. Toh, il piccione. Doveva farla diventare notte. E perché mo non moriva. Cioè aveva un 4-4 life, mi poteva attaccare, per carità, però. Attaccava, tradava un pezzo, poi facevo il piccione, guadagnavo 4 vite e non morivo più, però. Però non morivi tu, ti guadagnavi almeno 2-3 turni, se non di più. Google First, no, questa mano è inchiavabile. È inchiavabile ma un po' più chiavabile.
scusate, stavo un attimo leggendo la chat di lavoro. Vabbè, comunque è successo niente di particolare. Turno 3, drop 3, boh. No, mi ha bloccato. Vabbè, famo così. Famo cos'ha. Scarta questo. Oppla, oppla. Non blocco, zi. Comunque sto specchio mi sta provando solo maledizioni. Non lo gioco mai più. Macina sempre male. Vabbè, adesso in realtà ho macinato questa che tanto quanto, ora non serviva. Sto attacco non l'ho capito. Opla. Boh, spompa quella. Prendi tre. Allora, potrei fare... No, qua senso fare drop. Allora, in realtà senso fare così e provare a scularla a terra. Comunque è probabile che pesco una terra. E invece. Ok. Non è la terra giusta. Però che non... Cioè, perché non mi fa fare il drop a tre. Però va bene. L'importante è l'andare. Faccio il drop a 3 più tardi. Vabbè, ma lui non è che sta facendo quella pressione. Tanto, a quanto ho capito, in color screw. E che, what? Doppio bianco, nero, rosso. E che fa questo? Oh, che giochi, penta. In un formato senza fixer. Se non sono in col verde. Oh. Lui è in deep in the tank. Che sta pensando? Vabbè, sarà in super screw. Beh, adesso non attacca più. Attacchi. Perché? Perché attacchi? Non la vinci così la race. Ah, no, makes sense. Tanto entra con 6 numeri 1 più 1. Eh sì. Ah, ok, questo non si pompa però, okay. L'importante è che non pompi anche questo. Ah, no, ah, Onich Vampire You Control. Ah, non so se stesso. No, questo è peggio in realtà. Per 2-5 è ingestibile. Vabbè. Ma qua non so se fare questa qua sopra, perché questo è un problema. O poi tenermi meno 13, meno 13 per questo. Però secondo me sul lungo termine questo è un problema. Questo lo sopravvivo perché ho questo. Dio, che scelta qua. No, però il 2-5 è troppo grosso. C'è questo che è un 2-2 menas, però rimane un 2-2 menas. No, però pompa tutti i pezzi che entrano dopo. No, no, bisogna fare così. Perché poi adesso lui mi attacca, io prendo per forza, fa un pezzo pompato, non se ne parla proprio. Allora, questo attacca. Boom. Spompa lì. Pim. Poi, questo è un ottimo top deck, perché facciamo così. Exploitiamo qui. Pesco 2. Quindi mi migliora questo. Esatto. Facciamo così. Ok. Si è trasformata. Ho cambiato palude. Abbiamo anche open per questo, per poter ripiare questo. Tanto meno quadrata, non lo vedi? Cioè, a me va bene. Se lui spreca un combat trick per pulirmelo va bene. Se mi tira removal va bene perché si è ciclato. Tra l'altro adesso ho un bel po' di target per la Blood Fountain, quindi va bene. Se attacca... Trado, sì, trado. Anche se mi scazza perché dopo non ho, cioè, non ho altri trade per trasformare questo. Ma nel corso della partita salterà fuori modo di farlo. Ok? Cerchi pianura, no? Via.
Cellulare. Sono da Roxana, ma se vuoi mandare un vocale o c'è un momento per notte a casa. No, Antonio, beh, ce la faccio. No, Marco, non è urgente, tanto c'è tempo, te lo... What the fuck? Ah, perché mi sto ripetendo l'audio di qua. No, Marco, non è urgente, ci sentiamo poi direttamente dopo quando torni a casa. No, qua cicli. Ok. Così. Questo vola, vero? Sì, voli. Ma se lui attacca con questi di due indietro non me ne frega niente, quindi io farei... Ti mando questo. Prendi, ovviamente. Boom. E poi ti faccio il farmer. Quindi se mi ammazzi qualcosa... Allora, ho il farmer, quindi se mi ammazzi qualcosa ci guadagno. Se fai qualcosa di figo, ce la do un fuoco all'aperta. E quindi boom. Easy peasy, lemon squeezy. No, dai, mi sento abbastanza coperto. Lui deve spendere 3 mana e trasformare questa. Che comunque. Attacca. Va bene, attacca. Non attacchi. La Donphan non la tiro, mo. Che mi frega, mo. Attivo questo. Boh, tirano a remuovere la risposta, sti cazzi, ce l'avevi comunque. Ok. Va bene. Buono. Mana mi servono. In realtà mi metto un 1-3 lifelink, quindi diventa una carta pessima. Così. Ho 4 mana, questa me la tengo. Va bene. Tanto che palla è esiliata, quindi non posso neanche recuperarla di Blood Fountain. Allora, il figo di Blood Fountain è questa, che è molto bella. E quella. Basta. Vabbè, ho il Siege, che però niente di che. Sti cazzi. A lifelink? Sì, va bene. Vabbè, piglierò 3. Ah, no, vuoi farmi tradare? Va bene, adesso trado però. Va bene. No, non ha senso fare Dawnfall Maw. Ha senso fare Bloodfount perché è la cosa più mana intensive. E recuperare Felstinger e tizio qua. Fai questo. Fai Felstinger.
su di me. Allora, questo blocca qua. Questo tra, comunque col 3-2. No, infatti questo può attaccare tranquillamente, vai. Se lui farà questo coso, ma io comunque blocco. Boh, lui sacrifica pure il pezzo. Ottimo. No, ottimo, ottimo. È perché il dannino che vola era un problema. Cioè, adesso se lui fa questa, io posso anche dire blocco con un pezzo, che me frega. No, comunque raga, non potevo esiliare questa, in caso. Questo qua esilia solo le creature. Purtroppo non esilia spell. Infatti sarebbe stato più intelligente che esiliasse tutto. E poi dopo se, era una se è una creatura segnalino, tipo Uz. Beh, vediamo come attacca. Sì. Sì. Allora, se attacchi così, 3 li piglio e qua blocchiamo. E il volante lo vorrei tenere, sinceramente. Questo poi si trasforma, è un problema. No, ma un volante ce l'ho. Io farei così. E anche più che altro una creatura mi serve per questo. Se voglio poi triggerarla. Fai così. Ping pong. Aia. Va bene, ciao. Ok, poi tanto ha una carta in mano adesso, quindi in qualche modo ce la barcameniamo. Tipo qua magari tradiamo. Peccato perché questo diventa un 1-3 e questo quindi lo blocca del tutto. E qua invece possiamo fare... Io farei così che abbiamo due pezzi. E ci setappiamo il tour 3-2-5. No, no, ok, non faccio neanche questo. Questo qua lo teniamo setappato per futuri lifelinker casuali. E qua lo potrei già fare sacrificando questo in realtà. Lui sacrifica questo, che però mi va bene lo stesso, perché poi questo qua è da solo e non regge il board. Tanto questo se non muore, poi questo può iniziare a girare. Devo capire se voglio fare questo adesso, perché è un po' sprecato, perché ammazza questo che non fa nulla. Però è troppo goloso attaccare già con questo. Vai. È troppo goloso. Cioè questo è un 2-2 touch che si schianta su tutto e poi crea un 2-2 inutile. Ecco infatti. Pa, 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 pa. The pipistrello. Che bello sto pipistrello. Che porta l'invitation. Ah, ma ce ne sono tanti. Non ho visto lo sfondo che ce n'erano altri. Boh, let's see. Buona. Terra Blood, Terra Open di Remover se fa qualcosa di strano. Curse turno 3 o piccione brutto, per questo è un piccione brutto. Cioè guarda che brutto sto piccione, questa faccia da uomo. Cioè se ti vedi una roba che ti arriva così dici oh mio dio. Go back to hell. Uff. Cos'è? Ah ok, no, Remover lì mi pare eccessivo. Ma 2-2 a cazzo che non fa niente non mi pare eccessivo. Decline. Trado. Bello, ma non da bellissimo. E... Leech. Leech mi piace.
questa. È più giusto questa. Inizio a fare una race più intelligente. Cioè, questo non fa un cazzo, non attaccherà. Questo qua sta qua in piedi finché non pesco qualcosa con exploit. Non, anche volessi non te lo posso bloccare. Nice. Very nice. Però potrei far diventare notte apposta. Allora, diventa. Eh no, però diventa proprio grosso. Diventa 4-4. Troppo grosso 4-4 notte. Quindi conviene fare direttamente la remove la sorcery su quel pezzo brutto. Che brutto, cioè brutto. È uno dei pezzi migliori, è una delle migliori comuni, però insomma, ci siamo capiti. Ping! Non scarto niente sul blood, perché è tutta roba buona. Prendo. E poi facciamo leeches. Leech, leech, leech. Leech, leech, leech. Ok, non me ne frega niente. My turn. Leech, leech, leech. Attaccia qua. Sì. Questo non può fare niente nella sua vita se non attaccare. E vabbè. Fin lì. Non potevamo farci niente comunque. E questa mi fa triggerare. Ah no, mi fa triggerare niente perché la fa nel suo, quindi niente. Sì, prendo. Perché il pipistrello si triggera solo nel. Cioè, se nel mio ho guadagnato. E questa purtroppo nel mio upkeep non fa niente. Infatti faremo il pipistrello vanilla. Cosa ripre. Oh Cristo, va bene. Allora, qua posso fare il peasant e farlo flippare. Come mossa mi piace, molto figa. Fai il peasant. Attacchi di questo. Lui prende due. Muore, si incazza il peasant perché è morto qualcosa. Diventa un 4-3 lifelink. Metti un coso che blocca a caso. Oh shit. Minchia, questa è fortissima. Fa diventare notte è stupido per fare questa. Perché c'è. Lui ha poi un 4-4 con mille cose. Il problema è che queste sono grosse. Cioè, tradano con questo. Poi avrei 4 mana. Posso provare in end. Però se tengo 4 open vuol dire che non gioco niente. No, non ha senso. Ste diavolo di formiche sono un problema. Sono un grossissimo problema. Il mirror potrebbe essere troppo lento, però. Però fa un 4-4 che tiene bene il board. No, no, facciamo il mirror. Attiviamo il mirror. Perdiamo il bet. Che non, cioè, non è così forte. Ok. Non attacchiamo, vai. Perché notte non lo deve diventare, mo. Lui attaccherà con le formiche. Io posso pensare. No, adesso prendo. Tanto in realtà vado a 9 e poi vado a 10. Quindi non è un grosso problema. Ste dannate formiche. Tu sei anche grosso, va bene. Questo diventa un 4-4, quindi questo tiene molto bene le formiche. E abbiamo anche il fodder da sacrificare, quindi va bene. Ma qua potrei anche dire attacco con questo. Tanto lui se para con questi due. Ah no, può parare con questi due pezzi. Ho un blocco molto buono. C'ho Dio. No, va bene. Vai. Se lui fa doppio blocco gli faccio meno 2 meno 2. Potrei anche fare meno 2 meno 2 qua, in realtà. Però no, mi va bene così. Perché
Mi tengo open di tizio. Oppla. Guadagno 4, vado a un punto di vita decente. Però io questo vorrei attivarlo mo', perché a me diventa un 4-4 adesso. E tanto se ha qualche spot removal strana. Infatti potrei anche pescare tra l'altro la landa e attivare direttamente questo. Che era un altro motivo per fare sta cosa. Due a tre, sei, sette, ma... No, vabbè! E niente, il nostro... Tutto quanto il nostro... La nostra remontada muore qua purtroppo, per quella carta è ingestibile, non posso più vincere. È ingestibile, non ho modo. È ingestibile. Anche perché mo faccio diventare notte. Questo gli do meno 13, meno 13. Però rimane questa, la copia che ha lo stesso effetto. Togli un pezzo e fa la stessa cosa di prima. E che soluzioni posso avere? Niente. Vabbè, la carta peschiamola comunque, che tanto è gratis. E vediamo che cazzo succede. Oppla. Cancella quello che ho detto. Forse siamo ancora vivi. Ah no, però questa con flashback. Merda. Però guadagniamo un turno comunque. Però che non posso neanche attaccarci dentro. Perché dovrei fare questa qua. Non posso farla così adesso. Questa è instant almeno. Sì, almeno sei instant, che cazzo. E allora passiamo. No? End turn. E siamo così. E l'originale prende. No, però aspetta. Questo dice cos'è? Beginning. O your end step. Sì, facciamo vedere come attacca, dai, fa quello che vuoi. Ok. Esatto, ecco, così almeno lui non può fare retrieve su questi. Bravo, bravo, non puoi fare retrieve. Risolve, non posso farci un cazzo. To combat, attacca pure. Attacca pure. Attaccala coi demoni. Ok. E notte, ambush. E notte. Ok. Così su lui il turno dopo deve fare retrieve sul demone. Ma lo ritardo il demone talmente tanto. Che non siamo messi così male, insomma. Sì, siamo morti comunque molto probabilmente lo stesso, però. Ah no, aspetta, non può fare retrieve sul demone. Ah, ho questo. Che sto dicendo? Siamo vivissimi, vero? Questo? Che flippato. Gioia, giubilo. Devo stare open di tanto mana. Pum. No, togli solo. Leggiamo Lorena. Target creature. Ok, creature. End turn. Adesso lui è pirla che non legge le carte. Fa retrieve sul demone. No, ok, non è pirla. Risolve. È pirla. E più che altro tappo 5 e faccio niente. Attacca di tutto. Beh, questo si flippa, però sti cazzi lui perde. Two blockers. Blocco. Blocco. Cioè, in realtà non prendo niente perché io guadagno 4, cioè prendo 3 danni. Triggera. Triggera. Togli questo che è grosso. In dead out. Attach to a player. Submit.
male Ital, però questo è un problema perché gli fa guadagnare i punti vita. Vabbè, zii, che ti devo dire. Io abbastanza mana per farli entrambi, sì. C'è qualche istanto sorcery che vuole recuperare? Qualcosa sì. Aspetta, no, 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 spe, 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 spe. Possiamo fa questo, exploita questo e uccide questo. Se ci perde un 4-4, ma lui perde la possibilità di fare lifelink. E gli do un 2 turni di clock. Sì, famolo. Poi stando basso questo qua diventa borderline lethal, eh. Ah, però non si può fare perché non è notte. Non è notte. Quello è il problema. Vabbè, fai comunque questa. Questa posso anche tenerla come botto in realtà. No, famo questo senza esploitare. Se no, no, aspetta, posso pigliare questa. Lo rimette in campo come 2-2 del cazzo. Che non fa niente. Lui attacca di tutto. Prendo 6, sti cazzi. E a meno che non peschi un combat trick strano, non mi fa niente. Da parte che comunque questa qua può bloccare, eh. Lich Lich. Ok. Se non uccidi il demone sei morto. Non me ne frega niente. Non me ne frega niente. Non me ne frega niente. Madonna, siamo usciti dal demone. Madonna. Incredible. Incredible. No, io ho detto, sono morto. No, aspetta, non sono morto. Aspetta, aspetta. Sembravo morto, invece. E invece non siamo morti. Oppure Ghost First, sta mano si può kippa. Abbiamo un buon drop a 3, abbiamo modo di exploitare poi le cose. Mi piace. Me gusta. Me gusta la mango. No, agro! E così. Perché così posso fare consider turno 2. Sì, benvenuti 3. Aia. Ci sta, fa droppa 2. Oh shit. Ok. Vediamo cosa fa lui in realtà. Perché sono 4 danni che sono tantini, quindi.
iniziano a essere un po' tantini. Oh shit, ok, vediamo cosa targhetta. Prendi il lupo grosso, sì, bravo, il lupo grosso. Vabbè, così è palesemente la giocata da fare. Madonna, ma che è? Oh, basta, droppine uno, basta. Il problema è che ha due pezzi che possono attaccare comunque. Pena il pompaggio. Ha due pezzi che può pompare. Per questa qua si pompa, però tappa tutto il mana. Potrei pensare di... Ok. Ok. Beh, così allora la prendo solo due, perché quella non... La fresta è quando attacca, vero? Devo pescare carte, quindi fai così. Devo andare. Tutta la vita, vai via. L'andà! Vabbè. Landa nera mi serve tantissimo, perché qua una Dawnfall tirata sul suo pezzo è molto interessante. E no, per questa partita se stabilizziamo vinciamo. Non blocco. Aia. Fa il lupo. Oh merda. Si è morti qua. Troppo sprint lui. E vabbè. Poi non vedo manco le terre. Che palle però morire così dopo che stavamo andando un po' bene. Siamo usciti da partite ben peggiori di questa. Non importa. Vabbè. Sì. Ok, va bene. Oh, tu sei gratis. Così. Così. Aia. Pam pum pam pam. Ok. Potrei far diventare notte per ammazzare questa. Ok. Che palle però, abbiamo perso per sta cazzo di terra, oh.
Beh, una randa perlomeno. Decline. Mi sembrano i bloccanti. Ah, ok, sti cazzi, c'è un update. Devo solo dire, oh, che succede? Sway, why you? Questa mi spiace perderla, perché lui ha giocato proprio male e io sono rimasto bloccato di terra. Quindi un po' mi spiace. Ok. Ok, no. No, se vuoi dai, fai il coglione, attacca di tutto. No. Vabbè. Oh yes. Oh yes. Boh, vediamo che cazzo combina. Poi rimango senza creature però. Vabbè. Così. Ok. Ah, merda. Perché non ho... Non ho abbastanza mana. Sai come è la giocata giusta è fare questo che ammazza quello e poi se lui fa qualcosa con Aston sono morto lo stesso. E giocare attorno alla removal. Se no fare questo, molto coraggioso. E se lui la removal vince. Madonna che difficile qua. Che difficile. No, giochiamo safe, facciamo questo. Facciamo tappo 5 editto. Perché lui in mano sta palesemente non avendo più un cavolo. Esatto, vedi, perché non sta più avendo niente, non sta giocando nulla. Così ci siamo liberati la giocata per fare lui tappo 6 e siamo tranquilli. Piccione attacca, macino me. Poi facciamo questo tappando tutti i blu, così mi rimango open di questo qua, Bloodline, sto cazzo, e vai. Sì. Attacco. Macino me. No, il lifelink mi serviva. Vabbè. Quattro, sette, dieci.
Aspetta, cos'è che fai? Ho anche io un token che ti dice che è token. No, minchia, col cavolo che crea il token. Questo non potevi farlo sul piccione. Cioè, ha più senso. 4, 7, 9. Aspetta che gli faccio il the super trick. Attacca. Ok, macino me. Tag player. Oh Maria! Oh Maria! Oh Maria! La scelta di ammazzarlo il lupo sta giustissima con il C-Droppa 5. È brutta, brutta as fuck, ma è stata giusta. È stata incredibilmente giusta. Se no, non avrei avuto mai l'occasione di fare il piccione perché era sempre open di quella roba lì. Ma cioè, era sempre open di fare questo lupino che diventava grosso. Poi morivo dal prima removal che pescava. No, 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 ho fatto. Oh, che ho visto, cos'è? No, ehi, sfacci. No, wow. Beh, questa e prendiamo doppio nero. Poi facciamo Binding Haste, presumo. Ok. Beh, portiamoci avanti. Nero, sì. Buono. Farmer? Sì, forse qua ha senso fare il farmer. No, Binding. Beh, farmer blocca questo, poi lui swinga doppio, questo lifelink, no, fai questo. Adesso attaccherà solo di lupo. E io posso contro swingare di desperate farmer. Ovviamente non paro. Ok. Ma cos'è? First strikes, eh? Esili tre carte. Ah, fai così. Binding Ace. Sì, ma cosa questo Binding Ace para para. Non grosso problema. Probabilmente il Blood lo triggero togliendo l'altro Binding Geist. Però se non pesco l'anda potrei rischiare di togliermi la giocata. Anche perché tra l'altro Binding Geist mi serve come fodder per il Gargantua. Piglio. Piglio. No, ma me lo tengo il Binding Geist. Avere un altro Binding Geist è utile. Enchanting creature. Ok.
questo è very nice. Soprattutto è instant, non ho fretta. Vola? Che palle che voli. Che in realtà sono comunque anche open di removal, per dire. Quindi, cosa sto facendo? Cosa stai facendo? Stai contando se hai la removal? Lo vedo che c'è la removal, è maledetto. I don't care. Vabbè, l'hai fatta. Vite, vite. Binding Geist. Devo iniziare in qualche modo ad attaccare. Ah, se attacco col 4-3 lui trada con uno di sti pezzi brutti, ci guadagna troppo. Doppio blocco, io tolgo due pezzi. Va bene. Tra l'altro io doppio removal. Ok. Ok. E ti faccio removal qua. Lui farà in risposta qualcosa. No, ok. Into graveyard from anywhere. Binding eyes su qualcosa? Not that necessary. Mi tengo open di blood o alchemy, che ha molto più senso. Qua ha senso parare, tanto ho il combat trick. Ehi, voglio. Prendo quello che devo prendere. E rifai il lupo. Ok. Ok. E qua io posso fare doppio attacco. E devo fare però spompaggio su questo. Cioè, oddio, no, va bene. Posso fare così, tanto il pipistrello. Va bene lo stesso. Hop hop. Lui fa doppio blocco per due pezzi, va bene. Minchia, per due pezzi, va bene. Vai. Sono d'accordo. Proceed. Ok. Ok. Questo.
Questo? Questo first strike se tre carte, ne hai, ne hai quattro. Hai voglia che ne hai? Allora, qua mi sarei fare considering hand, sperare di top decalanda, così da poter fare exploit in giro. Non lo blocco, zio. Solo che per adesso faccio exploit, ammazzo questo, cioè wow. Bella. Bella, sei in coven pure. Figurati. Bella landa mi serve, quindi sì. Allora, qua, due lande però sono troppe. Vabbè, non importa. Doesn't matter. Allora, qua fai doppio swing. Pum pum. Poi fai full mana. Allora, è un peccato che non posso fare questo. Cioè, questo poi rimorchio questo, poi trasformarlo subito. Però probabilmente è giusto fare questo, così lui perde coven. E in più ho un bel pezzo per bloccare lui a terra. Che secondo me c'è posta. Anche se doppio pezzo non è male. No, fammo doppio pezzo. Che non posso fare doppio pezzo. No, infatti, ho fatto la quinta landa mo, quindi no, così. Sacrifica il volante, che comunque non è male che sacrifica il volante, eh. Poi il pipistrello torna available con la Blood Fountain, che non è male. Qua deve fare first strike più combat trick. No, scarta una carta, attivi l'effetto, ok? E so 6-2, Marco, so 6-2. No, merda. Quello è un problema. Ma questo aiuta veri, veri mucca. Questo aiuta veri, veri mucca. Questo lo mettiamo giù. Così abbiamo il lifelinker. Poi. Combat. Pum pum. Così. Si gira. Abbiamo un life linker. Attaccia. E vai. Questo è Exilia Instant. Ah, tanto activate only if you control an enchantment e only as a sorcery, non lo puoi neanche fare. Io pensavo potesse farlo, tra l'altro. Quindi ho detto consapevolmente ti faccio fare sta cosa facendoti fare un 1 volanti. In realtà no. Very very nice, 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 very very nice. Abbiamo 6 mana e...
mi faccio i cazzi miei. Fine turno tuo, recupero due pezzi. Posso recuperare Pipistrello e Gargantua. Ah, però passo senza fare spell, questo si gira, diventa un 6-4. Però io ottengo un 4-4 lifelink, che in realtà lo voglio. Tanto questo lo uccido. E poi 6-4 lo posso bloccare con quello che voglio in realtà, quindi va bene, ottengo un 4-4. Ci sto. No, questo può attaccare. Peraltro io a rimorchio ho un 4-4 e una removal. Va bene. Onesto. Honest work. Honest pay. Dio mio, che è sto coso? 5 vite sono anche una rottura di palle, tra l'altro, eh. Vabbè, l'hai fatto. Tanto su quello non posso farci niente. Ho 6 mana. Sì. No, mi conviene comunque fare Gargantua Pipistrello. Perché attacco con attacco col 4-3. Lui non. Lui blocca. No, però li bloccherà con questo. No, facciamo questo. Facciamo la giocata safe. Oppla. Oppla. Ok. Allora, se faccio questo, lui sacrifica questa o questa. Questo è grosso. Allora, facciamolo cadere nella trappola. Tipo, io attacco con questa. Lui para con doppio pezzo e gli porto via entrambi. E a me sta bene perché lei ha fatto il suo mestiere. Sì, no, no, bello, bello. Poi gli faccio sacrificare questo. Tanto lui non li prende. Ok. If that is your wish. Tanto questo se, cos'è? Solo con le esili e guadagni punti vita. Sì, quindi sti cazzi l'hai fatto. Next play, next play. Lo specchino ci può stare. Lo specchino ci può stare. Ho fatto già una spell. Questo se faccio una. A prescindere da qualsiasi cosa faccia, torna incantesimo. Quindi se non voglio girarlo, devo fare quello. Secondo me mi conviene fare questo. Questo, sì, perché poi il turno dopo ho il sacrificio carino per questo. Questo qua voglio tenerlo ancora attivo perché fa pescare. Giorno. Attach to a player. Submit. Triggera. A parte che lui ha tantissimi turni perché prima che muora di questo. Cioè, prima che muore dei danni in generale, con questo non muore più. E prendo i danni. E tanto voglio di die first strike. Ah, devo iniziare a fare il vigile. Oddio, cos'è? Ok, però non ho modo di mettere i segnalini.
Allora. Qua para con due pezzi. Che non ha molto senso. Ok. Tanto è un 2-1 che vola, quindi viene bindato facile. Oh, mirror mirror. Ok. Binda. Non attacco di niente. Cioè, questo potrebbe attaccare in realtà. Perché qua buon trade. Qua li ammazzo entrambi. Buon trade. Ok, lui toglie dalle palle quella, va bene. Leech leech. Che bella che sta augure è una rottura di cazzo, Sì, troppo. Sta top deckando come un cane. Questo però è buono. Questo è molto buono. Tra l'altro può pure fare i cazzo di piccioni volanti perché al coso adesso l'incantesimo ce l'ha. Che palle. Infatti. E vabbè. Però comunque non può attaccare. Sì. Boh, riprenditi qualcosa e ok, lo rifai. Minchia, può attaccare, che palle.
Cagaminchia. No, un blocco. Però dopo muoio sul contro. No, io muoio sul contro swing. Ho 4, 4 punti di lifelink. Mannaia. Mi scazza, da questo punto non te volevo uscire subito dal torneo, non fammi fare 6 6x. Dai, concentrati e giochiamo e basta. Lamentarsi non risolve il problema. Vabbè, fai più pezzi, tanto. Non ne hai già abbastanza. Ma in realtà posso semplicemente poi fare no spell nel mio. Sì, faccio nel mio no spell. Poi avrei 8 punti di lifelink. Non è detto che muoio sul contro swing. Non sacrifico, non pago vite. Faccio un blo. Ah no, non posso fare il bloccante però. Vorrei capire se lasciare questo. No, lo lascio così. E l'unica mia soluzione per non crepare è fare no spell. 3. Oh, cacchio, ho distrutto la telecamera. Lui mi fa. Dai, però, Cristo. Beh, cacchio di cosa, stai su. Oh, lui mi fa. Oh, treppiedi, ti sei buggato. Dai, su. Allora, lui mi fa 3, 5, 8, 10, 11, però io ho 1000 bloccanti, no, vai. Io faccio no spell. E mi tengo 8 punti di lifelink. E vediamo che cazzo fa. Ok. Muoio. Così muoio, con quella top deckata muoio. Perché so 4 così. Che palle. Submit. Removal qualcosa. No, è sorcery, Dio mio. Madonna. Non ce l'aveva, Lethal, se facevo sta giocata. Non ce l'aveva. Ha top deckato il Lethal. Madonna. Avevo 8 di lifelink, quindi non prendevo niente. Anzi, potevo neanche attaccare. Era stupido attaccare, perdevi i pezzi per niente.
Vabbè. No, no, ehi, basta, discard changes. Che fai? Voglio il premio. Claim prizes. Vabbè, bustine, che non me ne frega niente. Sì, dai, dai, va bene, ok. Ex game. Volevo evitare farlo dopo, però non importa. Opla. Opla, update. E niente, no, ci riprovo perché sennò non ho più tempo per farlo. Beh, tutto sto casino è durato così 2 secondi. Ce n'è qua di caramelline. Apro questo. Che palle però questo coso è Phantom. Vabbè, rosso nero. Cioè, ho tutte le rare lì. Per forza, cioè. Cioè, guarda quante rare ho. Oh. Che bomba. Ma posso anche pensare di giocarla, eh. Ah, ok, però non è così forte questa in realtà, eh. C'è del removal belle istante sorcery? No, vero? Ho questa e basta, che per carità è bella però. Umani per triggerare sta roba ce n'è, qualcuno c'è. Lifelink in qualche modo non ce l'ho, quindi il pistrello fa schifo. Cioè, oddio no, ce l'ho su Sorin. Ce l'ho su Sorin. Ce l'ho su Sorin che non è male. Questa non è stupida. Questa in realtà è carina, comunque un pesco 2.
Sono un po' lighting removal però, eh. Oh, i mannari che sono comunque degli umani da un lato, quindi ci sta. Ho una cosa che rianima i ciccioni. Questo lo attivo troppo poco. Ho dei bumbuloni, non è un mazzo che è detto che faccia così male questi bumbuloni. Ah, Blood per triggerare questa ce l'ho. Ho il pipistrello, in realtà per triggerarlo ce l'ho perché ho questa che si flippa abbastanza facile perché ho molti modi di fare Blood. Cioè molti, non un po'. Ha senso giocare sia il pipistrello perché se lo triggero anche solo una volta è troppo forte. Poi comunque è una sfiga, un 3-3 costo 2, costo 3, 2-2 che vola. Quindi è una sfiga. E a me serve poter fare Blood perché fare questo che fa Blood into questa è una bella partenza. O anche questa into quella. Forse questa non è molto bella. Perché non è non ho tante cose non creature. Però più che altro è forte perché costo 4, un 2, 4. Ha una costituzione molto alta. Però non ho così tante non creature effettivamente. Sì, probabilmente è brutta in sto mazzo. Cioè ha più senso fare questi che fanno i bladdini. E i bladdini mi servono. Poi i bladdini magari mi consentono di fare qualche carta, qualche combo carina con il rianimino. Perché se lo scarti puoi fare l'effetto col rosso, col nero. Capito? Ma quelli? Sono miei, me l'ha regalato Italo per Natale. Guarda come ruba subito. Se voglio questo è il bounty. Oh, più quello che vuoi. Decathlon. E mettiamo come copertina del mazzo Sorin, che ci sta. Dove Sorin? Oi, Sorin, vieni qua. Dai, vai su. Ok. Allora, io direi che faccio una pausetta perché devo mangiare, sono ancora un po' stremato perché ho saltato cena. E niente. Però probabilmente stremo ancora un po' dopo che ho mangiato perché voglio provare a fare sto token. E niente, quindi ci vediamo più tardi al limite. Fate i bravi e a dopo. Se no ci vediamo domani, perché comunque questo mazzo devo terminare in qualche modo col token.